Delegati, volontari e apprendisti ciceroni sono pronti a mettersi a disposizione dei visitatori per svelare la ricchezza e la varietà del nostro patrimonio di storia, arte e natura, spesso nascosto, sorprendente e inaspettato, fatto non solo di grandi monumenti o conservato nei musei, ma anche di edifici e paesaggi inediti e sconosciuti. Sabato 25 e domenica 26 marzo si rinnova l'appuntamento con le giornate FAI di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Anche in questa 31esima edizione, la manifestazione di Punta del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, offre l'opportunità di scoprire tanti tesori in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città. Anche il programma della provincia di Pesaro Urbino si presenta ampio e diversificato, con tipologie di aperture nuove e diverse, come illustrato dalla presidente provinciale del FAI. Comincio a raccontarvi le aperture di Pesaro, dove è previsto l'apertura di Palazzo Ciacchi, sede della Confindustria, in cui si narrerà sia la storia della piazzetta antistante, sia del palazzo, sia degli allestimenti interni che sono stati realizzati per ospitare anche i musei civici a Palazzo Ciacchi. Poi apriremo il cantiere Rossini, i cantieri navali che di recente realizzazione nel luogo dove un tempo erano i vecchi cantieri navali di Pesaro. A Urbino invece giornate dedicate all'opera dell'architetto Giancarlo De Carlo per la città. Sarà l'occasione per parlare del progetto Urbino, cioè del grande programma di modernizzazione della città voluto da Carlo Bo, allora giovane rettore. Il racconto proposto dalla delegazione FAI si snoda su quattro itinerari: sedi universitarie e Palazzo Passionei, collegi universitari, operazione mercatale, scuola del libro e città nuova. Un'altra apertura importantissima è quella della riserva nazionale statale Gola del Furlo, in cui è stata proprio la provincia a volere che fosse il FAI nelle giornate di primavera a presiedere quella che sarà l'inaugurazione dei restauri del sito archeologico dopo ingenti lavori di restauro. Quindi il 25 marzo saremo a mezzogiorno alle gallerie romane per l'inaugurazione di questo sito archeologico, ma durante le giornate FAI sarà chiusa al traffico tutta la strada dalla Golena alle gallerie e si potranno fare delle passeggiate accompagnati da esperti e guide che ci racconteranno di tutte le bellezze naturalistiche di questo luogo. E poi abbiamo tanti altri piccoli centri nella provincia come Pergola, come Piobbico, Monte Fabbri, Lamoli e Santo Stefano di Gaifa. E poi abbiamo Fano, dove il gruppo FAI Fano presenterà Palazzo Castracane, per la prima volta aperta al pubblico, un edificio che appare austero dall'esterno ma che all'interno nasconde grandi bellezze.